con mister Canarecci del Blue Green in attesa del finale della partita tra Juvenia e Valencia che decreterà il posizionamento finale, l'eventuale play-out. Mister, le chiedo, sconfitta per 5-4 qui ad Aprilia contro il Buenaonda, forse qualche occasione non concretizzata nel primo tempo ha poi influito sul risultato finale? Diciamo che è stata una partita molto equilibrata, innanzitutto anche molto bella. Faccio i complimenti a Buenaonda per la gara che ha disputato contro noi, perché abbiamo giocato una partita vera. Giocavamo entrambi per la vittoria, perché la vittoria ad entrambe ci consentiva di fare il play-out. Io già avevo detto ai ragazzi in settimana, non dovevamo stare sulle speranze di nessuno, noi dovevamo giocare la nostra partita perché la sconfitta poteva significare retrocessione. Logicamente abbiamo appreso adesso che la partita è iniziata mezz'ora dopo dei nostri avversari, quindi adesso abbiamo solamente questa piccola speranza. Noi abbiamo fallito la nostra partita. Secondo me oggi la mia squadra ha giocato una grande partita e purtroppo è stata condizionata da episodi che sono stati un po' meno favorevoli a noi. La Buenaonda ci ha creduto fino alla fine, ha concretizzato più episodi. Sicuramente sui primi due compresi abbiamo avuto delle grosse ingenuità, però io oggi non rimprovero niente ai miei, hanno fatto una grandissima partita e spero proprio alla fine con un pizzico di fortuna di andare a giocare quel suo play-out, altrimenti comunque per me abbiamo disputato ugualmente un grande campionato, perché è stato costellato da tante situazioni, dagli infortuni dei nostri portieri under, che abbiamo giocato 5-6 partite si può dire senza il portiere, e quindi non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Come diceva lei, va dato merito ai ragazzi, anche alla fine avete provato a recuperare con il portiere di movimento, un gol l'avete fatto, un altro l'avete rischiato, quindi va bene comunque così. Sì, diciamo che il portiere di movimento è sempre un po' un rischio, perché giochi senza il portiere, logicamente su questo campo ci penalizza molto il portiere di movimento, perché non si trovano spazi, un campo grande il portiere di movimento viene fatto sicuramente molto meglio. Noi a quel punto non avevamo più nulla da perdere, il gol lo potevamo fare come lo potevamo prendere, l'abbiamo fatto uno, noi serviva almeno un altro, però è andata così. Complimenti alla Buenaonda per la vittoria. Va bene, mister, aspettiamo il risultato del finale dello Juvenia e ci aggiorniamo. Intanto complimenti. Grazie, grazie mille, arrivederci. Grazie. Mister Marcelletti del Buenaonda, mister, bisogna vincere per garantirsi almeno il play-out, ci siete riusciti, complimenti. Grazie per i complimenti, buonasera a tutti. Sì, era una partita importante, noi anche un pareggio ci avrebbe permesso di fare i play-out, però è chiaro che vincendo riusciamo a raggiungere quella posizione classifica e ci permette casomai di farla in casa la partita decisiva. E devo fare i complimenti ai miei ragazzi per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo in questa stagione, con alti e bassi, però problemi di allenamenti, problemi di lavoro, tutto, hanno sempre cercato di essere presenti con tutto i vari problemi. Oggi era uno scontro diretto, loro giustamente sono venuti qua col dente avvelenato come dovevamo esserlo anche noi, e alla fine abbiamo spuntata su delle giocate individuali, però l'abbiamo spuntata. Giocate individuali ma anche da squadra, perché la squadra si è trovata sotto in più di qualche occasione, è rimasta unita, ha sofferto, ha lottato anche col portiere di movimento alla fine, rischiando anche poi di segnare a porta vuota, non c'è riuscita, quindi sofferenza fino alla fine, ma alla fine l'abbiamo portata a casa. Sì, è stato un grande lavoro di collettivo oggi e poi dopo abbiamo retto botte il momento più difficile e poi alla fine abbiamo un po' accelerato, abbiamo prevalso noi, anche loro se stanno in queste condizioni di classifica qualche problema hanno e si dimostra sia noi che loro nei momenti topici, chi ha avuto più voglia la vinceva e noi ce l'abbiamo avuta rispetto a loro. Certo, se qualche palo col portiere di movimento fosse entrato avremmo sofferto molto di meno, però va bene così, dai, fa parte. Più gusto a vincere così. Mister, in bocca al lupo per il play-out e complimenti per oggi. Grazie, crepi il lupo.